Allora, dicevo l'altra volta, se vi ricordate che gli indirizzi IP sono, scarseggiano, sono pochi, per cui sono stati inventati, pochi, sono 4 miliardi, però comunque sono pochi, per cui sono stati inventati dei trucchi per risparmiare sul numero di indirizzi IP. Vi cito i due trucchi principali che poi nelle esercitazioni vedrete sviluppati un po' più nel dettaglio. Allora, il primo trucco è quello di distinguere tra indirizzi IP privati e indirizzi IP pubblici. Qui c'è un disegnino che dovrebbe aiutarvi a capire. Questa, diciamo, è una rete domestica dove sono presenti in questo caso tre PC. Qui i due apparecchi, il modem e il router, sono divisi, ma in realtà normalmente ormai nelle nostre case router e modem e switch sono tutte e tre nello stesso apparecchio, quello che diciamo, noi chiamiamo modem ADSL, che in realtà è l'insieme, poi lo vedremo meglio di tre cose, però è lo stesso, qui sono distinti. Comunque, diciamo, c'è una rete domestica che ha gli indirizzi che vedete qua, che sono i tipici indirizzi che si usano nella maggior parte delle reti domestiche, 192.168. bla bla bla, e un indirizzo esterno, che invece è questo qui, che è quello con cui la nostra rete viene vista da fuori. Cioè, la tecnica consiste nel usare degli indirizzi interni riciclabili. Ripeto, questi indirizzi qua che vedete sono tipici e utilizzati in quasi tutte le piccole reti. Poi fra un attimo vi dirò forse meglio perché. Quindi in realtà non c'è un solo computer al mondo che ha indirizzo 192.168.0.2, perché ce ne sono in realtà tantissimi. Qual è il trucco? Questi indirizzi qui sono utilizzati solo all'interno della rete locale, ma all'esterno viene assegnato un indirizzo unico a tutta la rete. Quindi praticamente tutti i pacchetti indirizzati a questa rete viaggiano tutti verso questo indirizzo qui. Poi sarà compito del router, una volta che ha ricevuto i pacchetti, capire a quale, immaginate che qui ci siano tre persone che stanno navigando in internet, ciascuna col proprio browser, e quindi tre navigatori separati, ok? È chiaro che i pacchetti vanno smistati poi al computer giusto, perché se io sto navigando su Google, un altro sta leggendo la posta elettronica, è ovvio che non può arrivare le cose a casaccio o uno all'altro. Però il funzionamento è abbastanza semplice, cioè un indirizzo pubblico che viene assegnato dall'ISP, che è una sigla che sta per Internet Service Provider, che ne so, Infostrada, quello che volete voi, cioè chi vi fornisce la connessione Internet, vi dà un indirizzo pubblico. Questo indirizzo pubblico in realtà all'interno viene sostituito da indirizzi privati che, ripeto, non sono visibili da fuori, sono riciclabili e questo consente di riutilizzare gli indirizzi IP. Molte volte la tecnica si chiama NAT, Network Address Translation, traduzione dell'indirizzo di rete. Non ve la espongo adesso nei dettagli perché c'è un'esercitazione dove spiega abbastanza nel dettaglio come funziona. Comunque, sostanzialmente quello che vi serve sapere è che gli indirizzi privati valgono all'interno della rete LAN e l'indirizzo pubblico vale fuori. Ok? C'è un altro. Ah, fra l'altro questa tecnica protegge i vostri computer dagli accessi esterni, poiché dall'esterno i computer non sono visibili, cioè i vostri indirizzi privati sono in qualche modo mascherati dall'indirizzo pubblico, a meno che voi non decidiate di renderli visibili. Quindi, oltre, diciamo, a far risparmiare sul numero degli indirizzi IP, è una tecnica che fornisce un certo grado di protezione alla rete domestica, in quanto questi indirizzi non sono conosciuti da fuori, va bene? Nessuno può inviare un pacchetto direttamente a questo indirizzo qua, perché se lo facesse, tanto non saprebbe dove andare, perché ripeto, ce ne sono milioni al mondo di indirizzi uguali a questi, ma soprattutto non arriverebbe mai a questa rete qui. Un'altra tecnica per risparmiare gli indirizzi IP è quella che viene utilizzata da molti internet provider dell'indirizzo statico e dinamico. Che cosa vuol dire? Tipicamente, se voi fate un sito web e avete un web server, che ne so, Altervista, oppure volete crearvi il vostro web server domestico, avete bisogno di un indirizzo statico, cioè un indirizzo IP che sia sempre uguale nel tempo, perché è ovvio, perché altrimenti se varia nel tempo, come fanno a trovarvi? Ok?
Per trovarvi bisogna che l'indirizzo classi perlo corrisponda sempre allo stesso IP. Invece nelle reti domestiche di solito si usa una tecnica che si chiama indirizzo dinamico, vuol dire che ogni volta che voi vi connettete alla rete, il vostro internet provider vi fornisce un indirizzo diverso, cioè questo indirizzo qui che vedete qui è differente ogni volta che io mi collego. Che vantaggio offre questa tecnica che è diversa da quella del privato e del pubblico? Ok, è una seconda possibilità. Offre il vantaggio che, siccome non tutti gli utenti sono contemporaneamente in internet, cioè è vero che ci sono 4 miliardi di indirizzi possibili, ma non è detto che tutti questi 4 miliardi contemporaneamente abbiano bisogno di collegarsi a internet. Allora, utilizzando, diciamo, l'indirizzo pubblico, scusate, l'indirizzo dinamico, ogni volta che mi connetto mi viene dato il primo IP disponibile, che poi, una volta che io mi disconnetto, viene assegnato a un altro. Ok? Quindi in questo modo evito di di sprecare indirizzi IP. Ci siamo? Ci sono domande su questa cosa qui? È chiaro? Va bene? Sempre a margine della lezione scorsa, volevo farvi vedere questa cosa qui che si trova cercando su Google, che è un calcolatore di sottoreti, in realtà è una cosa abbastanza stupida, però vi faccio vedere che tanto ci sono tre tipologie di reti, anzi in realtà più di tre, ma diciamo le principali sono indicate con ABC, dove la tipologia C è la tipologia tipica delle reti domestiche, cioè quando stiamo parlando di reti di classe C, stiamo parlando delle reti tipiche di una LAN domestica. Allora, guardate qua, io qui metto l'indirizzo IP di un computer. Qui ci dice che il range del primo ottetto, quale sarebbe il primo ottetto? Sarebbe questo qua. Per le reti della classe C può andare da 192 a 223. Cosa vuol dire? Che tutti gli indirizzi che iniziano con 192 oppure 193 oppure 222, 223, cioè fino a 200, io qui potrei scrivere, tanto per capirci, invece di 192 facciamo 197, ok? Siamo sempre in classe C perché, ripeto, in questo range di valori il primo numero identifica la classe C. Che cos'ha di particolare la classe C? Ha che la sua maschera di rete, quella diciamo per default, quella automatica, è quella classica 255.255.0. Che cosa vuol dire? Qui cambio un attimo un po' di numeri, tanto per farvi vedere. Che cosa vuol dire? Che se io uso questa maschera di rete qui, che è, ripeto, è quella standard che, salvo diverse indicazioni, si usa sempre per gli indirizzi di classe C, io ho i primi 3 byte che identificano la rete. Vedete, 255, 255, 255 e l'ultimo, questo 1, che identifica il computer. Quindi questo 1 può valere, che ne so, 34, va bene. Però gli altri, se voglio mantenermi all'interno della stessa rete, non li devo cambiare. Guardate qui che qua sotto vi dice qual è l'intervallo di valori di indirizzi IP che posso usare su questa rete. Allora, tanto, questo qui è l'indirizzo dell'intera rete. Da cosa lo distingo che è l'indirizzo dell'intera rete? Dal fatto che finisce con 0. Questo indirizzo è un indirizzo IP riservato che non si può usare e che sta a designare l'intera sottorete. Cioè tutti i computer appartenenti a questa rete condividono un indirizzo di rete che è 192.168. Ragazzi, mi sa che non ho iniziato a registrare. Oh, sì, ho iniziato a registrare. Scusatemi, ogni tanto mi vengono queste paranoie. Guardate che c'è un secondo indirizzo riservato, che è quello che finisce con 255, che è il cosiddetto indirizzo di broadcast. L'indirizzo di broadcast serve quando io voglio inviare un pacchetto a tutti i computer della sottorete. Quindi non a uno specifico computer, ma a tutti. Ok? Quindi questi due numeri non si possono mai usare. Vedete che il range di indirizzi utilizzabili in questa rete va da 197.168.2.1 fino a 197.168.2.254. Sono in totale 254 indirizzi IP, quindi posso collegare su questa ipotetica rete 254 computer diversi. Computer, schede di rete, vabbè, chiaramente anche tablet, eccetera, eccetera,
perché gli indirizzi sono questi. Se io cambio la classe di rete, adesso facciamo un esempio, per esempio, di classe B, vedete che lui mi propone un indirizzo che posso cambiare, chiaramente, però me lo dà come esempio. Allora, nella classe B il primo tetto varia da 128 a 191, vedete? 172 appartiene a questo intervallo. La maschera di rete è diversa, vedete che ha due zeri in fondo. Che cosa cambia il fatto che abbia due zeri? Cambia che in questo caso solo i primi due byte identificano la rete, mentre i rimanenti due identificano il computer, il nodo. Vedete che l'indirizzo di rete in questo caso è 172.16.0.0, quindi tutta la rete è mettendo a zero questi due, mentre un computer qualsiasi potrebbe avere anche questo numero diverso, per intenderci. Vedete, questo è un indirizzo valido. Perché è un indirizzo valido? Perché la rete rimane la stessa, e la vedete qui, cambia solo gli ultimi due numeri. Perché da cosa capisco che posso cambiare gli ultimi due numeri? Dalla maschera di rete. In questo caso il numero di computer, di indirizzi che posso usare è molto più grande, è addirittura 65.534. Perché è molto più grande? Perché posso giocare su due numeri. Vedete che l'indirizzo minimo è 172.16.0.1 e quello massimo è 172.16.255.254, cioè sono 65.534 indirizzi di computer di nodi appartenenti a questa rete. Se poi andiamo nella classe A, che è diciamo quella più vasta, vedete che qui addirittura il primo byte solo indica la rete, mentre gli altri tre indicano il computer. In questo caso il numero di computer appartenenti alla stessa rete è ancora molto più grande. Qual è il vantaggio di questo sistema? Diciamo, le piccole reti domestiche hanno pochi computer che posso collegare, pochi si fa per dire, perché stiamo parlando di 254, comunque non è un numero basso, ok? Però diciamo, le LAN non hanno bisogno di tanti nodi, mentre andando su reti più grandi io diminuisco gli indirizzi disponibili di rete, perché questi due byte sono meno, diciamo, come cioè si riduce. Globale, più sarà una rete con tanti nodi, più sarà una classe superiore. Quindi classe C è la rete più piccola, classe B è quella intermedia, comunque già abbastanza grande, classe A è riservata alle grandi reti nazionali, perché in classe A io ho la bellezza di 100, tutti questi milioni qua, che sono 16 milioni di nodi possibili. Ci sono domande su questa roba qui, che non è che io la voglia approfondire più di tanto, però vi dà un'idea di come sono montati, come sono messi insieme questi indirizzi. Ditemi se avete dubbi. Ma dimmi. La differenza tra le tre classi è solo la disponibilità della sottomaschera di rete? Esattamente. Allora, in realtà tu puoi usare in teoria qualunque maschera di rete con qualunque indirizzo IP, però siccome tu in realtà l'indirizzo IP lo compri, diciamo così, nel senso che tu acquisti, per esempio tu acquisti la tua connessione a internet, no? Quando ti vendono il tuo indirizzo IP, ti danno anche una maschera, che è quella che ti viene assegnata, cioè ti viene assegnata la coppia indirizzo IP e maschera. Ci siamo? Okay. Quindi se tu vuoi costruire una rete grande, ipotesi, devi comprarti un indirizzo IP di classe B che ti verrà assegnato dentro questo intervallo qui con una maschera di questo tipo, non è che la puoi cambiare. Cioè, sono abbastanza rigidi, anche se ultimamente si stanno diffondendo invece le reti classless, dove questa limitazione non c'è più, ma non ho nessuna intenzione, diciamo, di approfondire questo argomento, perché ci porterebbe troppo nei dettagli. Però diciamo che questa cosa è abbastanza rigida, vedi che lui te la segna in automatico. La maschera di rete, sostanzialmente, diciamo, ce ne sono tre, che sono questa, 255.0.0.0, 255.255.0 e l'ultima, che è quella più usata nelle piccole reti, che è 255.255.0. Tutto dipende da quanti byte tu vuoi usare per i nodi e quanti byte invece vuoi usare per indicare la rete. Va bene? C'erano altre domande? Ok, allora questa cosa ve l'ho detta ed era rimasta in sospeso. Abbiamo già visto il discorso della subnet mask, per cui non ci torno adesso.
Volevo invece parlarvi di un altro tipo di indirizzi che si chiama il MAC address. Qualcuno nelle esercitazioni l'avrà già visto che cos'è questo MAC address, però adesso ve lo voglio provare a spiegare un po' meglio. Allora, vi provo a spiegare tutto questo con un'analogia che mi aiuta, che dovrebbe aiutarvi a capire, e faccio l'analogia con gli indirizzi postali, ok? Con gli indirizzi delle cartoline, delle lettere su posta. Perché volevo farvi notare, forse lo dicevo già la volta scorsa, non mi ricordo, che l'indirizzo ha due funzioni diverse. Cioè, qual è lo scopo di un indirizzo? Uno, consentire di identificare in modo univoco un nodo della rete. Che cosa vuol dire? Che Giancarlo Perlo, residente in via tal dei tali, numero tal dei tali, Genova, Italy, identifica in maniera univoca un nodo che sarei io. Okay, quindi il primo scopo, diciamo, dell'indirizzo è quello di avere un indirizzo diverso per ogni nodo. Attenzione però che c'è un secondo scopo, che secondo me è ancora più importante, è quello di consentire di localizzare il nodo della rete, cioè non solo distinguere i nodi fra di loro, ma anche far capire dove si trova quel nodo lì, o meglio, come faccio a inviare un messaggio diretto specificamente a quel nodo? Vi faccio un esempio. Per esempio, è ovvio, diciamo, che l'indirizzo del numero civico soddisfa entrambe le condizioni, perché, ripeto, identifica un destinatario, quindi permette di identificare un nodo, non solo, ma permette anche di localizzarlo, perché è strutturato in diversi campi, vedete che non a caso c'è un paese, supponendo gli Stati Uniti, lo Stato che potrebbe essere Illinois, il codice che è il nostro codice d'avviamento postale, l'indirizzo della via, il nome. Vedete che questa gerarchia di parti di cui è composto l'indirizzo consente di localizzare in maniera sempre più precisa la posizione della persona. Ci sono degli altri indirizzi, li chiamo pseudo indirizzi perché in realtà non sono indirizzi veri, che assolvono solo a una di queste due funzioni. Pensate per esempio al codice fiscale, no? Il codice fiscale ha la caratteristica di identificare un nodo, cioè una persona all'interno del paese, perché ogni persona ha un codice fiscale diverso. Però il codice fiscale non consente di localizzare, di dire dove si trova quella persona. Cioè nel codice fiscale non ci sono informazioni relative a in quale punto della rete si trovi il nodo. Le uniche informazioni sono quelle relative a dare un numero diverso a ogni persona. Per farvi qualche altro esempio, per capirci, per esempio sui motori delle autoveicoli c'è un numero che viene indicato sul telaio da qualche parte sul motore. Questo numero qui è un numero fisso che, salvo diciamo tentativi di truffa o cose del genere, dovrebbe essere fisso e diverso per ogni motore prodotto nel mondo, okay? In maniera tale che in teoria, se uno non si mette a fare cose strane, attraverso il numero di telaio io posso risalire all'autovettura. Beh, questo assomiglia molto al codice fiscale, dove identifico l'automobile, ma non mi consente di sapere esattamente dove si trova, mentre dove si trova nel senso, attenzione, non posizione fisica, ma posizione all'interno della rete, no? Se invece uso la targa dell'autoveicolo fa parte di un sistema di classificazione che permette a chi va a cercare il numero di targa di sapere in quale provincia è registrato l'autoveicolo, a che persona è intestato, eccetera, eccetera, no? Se vi ferma la stradale, non va a vedere il numero del telaio, va a vedere il numero della targa e attraverso quello può sapere tutte le informazioni relative alla vostra automobile. Analogamente, faccio ancora un esempio, per esempio i telefoni cellulari, gli smartphone, hanno chiaramente un numero di telefono, che è quello 340, quello che volete voi, ma hanno anche un codice che si chiama IMEI, che è un acronimo che sta per International Mobile Station Equipment Identity, che vuol dire in sostanza che è come il numero di telaio, diciamo, degli autoveicoli. Ogni smartphone ha un numero assegnato diverso da ogni smartphone che non si può modificare. Bene, anche in questo caso, che differenza c'è? Il numero di telefono è un vero indirizzo,
io l'ho chiamato indirizzo di alto livello, ma vuol dire un indirizzo vero che permette di localizzare dove si trova il telefono, e il codice email invece è un indirizzo fisico, dove per indirizzo fisico intendo semplicemente un numero, un codice progressivo, che però non fornisce nessuna informazione sulla struttura della rete a cui il nodo appartiene. Vedete questi esempi dove parlo della rete postale, della rete telefonica, della rete automobilistica e della rete internet. Perché nella rete internet il ruolo di indirizzo fisico e indirizzo ad alto livello è svolto dall'indirizzo IP, che è diciamo l'indirizzo di alto livello, e dal codice MAC address, che invece, di cui parlo tra un attimo, che è l'indirizzo a basso livello. Vi faccio notare che di solito questi indirizzi ad alto livello sono modificabili, cioè sono valori che possono cambiare. Per esempio, io posso cambiare chiaramente il mio indirizzo postale, posso trasferirmi in un'altra abitazione, posso ovviamente cambiare il mio numero di telefono, posso cambiare la SIM e cambiare anche il numero di telefono del mio smartphone, senza cambiare smartphone, ok? Posso in certe condizioni cambiare il numero di targa del veicolo e posso cambiare l'indirizzo IP del mio computer. Dunque, questi indirizzi qui sono in qualche modo modificabili. Questi indirizzi fisici, invece, dico, salvo tentativi di inganno in cui una persona li modifica ma non deve farlo, questi indirizzi fisici invece sono immodificabili, cioè sono il codice fiscale, non lo posso cambiare, questo codice qui non lo posso modificare, il codice del telaio non lo posso cambiare, il codice MAC address non lo posso cambiare. Ci siamo, quindi l'indirizzo fisico non può essere modificato e non permette di localizzare il nodo all'interno della rete, mentre l'indirizzo di alto livello, virtuale, chiamatelo come volete voi, però è importante distinguere questi due, i nomi sono tanti, l'indirizzo ad alto livello assolve a una funzione in più, che è quella di localizzare il nodo all'interno della rete. Ditemi se ci siete o se ci sono domande su questo punto, che è molto importante, se no non capite tutto il discorso degli indirizzi. Perché una cosa che chi inizia a studiare le reti si domanda, o perlomeno dovrebbe domandarsi, è perché ci sono due indirizzi diversi. Cosa cavolo me ne faccio di avere un MAC address e un IP? Non potrei usarne uno solo. Allora, questa analogia vi fa capire che il ruolo in realtà è molto diverso, no? Uno, allora, per intenderci, l'indirizzo MAC è anche lui un indirizzo fatto di bit. Sono 48 bit, quindi molti di più dei 32 dell'indirizzo IP. Con 48 bit io posso indicare questa enormità di schede di rete diverse. Sono milioni, miliardi, migliaia di miliardi, vabbè, insomma, provate a leggere questo numero qua. Che cosa vuol dire? Che ogni scheda di rete, ogni interfaccia di rete prodotta nel mondo ha un indirizzo IP diverso. È come il codice di telaio della macchina. Non dovrebbero esistere due schede interfacce di rete che hanno lo stesso MAC address. Per esempio, c'è un'organizzazione internazionale che distribuisce MAC address, anche questi si pagano, i primi tre numeri, che in questo caso vengono indicati con le lettere della numerazione esadecimale, però diciamo è solo una questione tecnica su cui non vale la pena di perderci troppo, cioè gli indirizzi MAC hanno l'aspetto che vedete qui, che è ancora un po' più strano rispetto, diciamo, agli indirizzi IP, però sono sempre byte, ognuno di questi rappresenta 8 bit, va bene? I primi tre, quindi partendo da sinistra, i primi tre identificano il produttore della scheda. Per esempio, tanto per dirne una, tutte le schede prodotte dalla Nvidia, che non so bene come si legga, che è un'azienda che produce schede grafiche, schede di rete, eccetera, hanno tutti l'indirizzo MAC che inizia con 00000444B. Dopodiché gli altri sono liberi, li può assegnare come vuole il produttore, però attenzione che se voi andate a vedere il MAC address di un dispositivo qualsiasi e inizia con questi 3 byte, vuol dire che è stato prodotto dall'Nvidia. Okay? Ogni produttore ha il suo codice, che naturalmente ha pagato, perché questo privilegio di poter usare una parte di indirizzi si paga. E tenete presente che i MAC address sono talmente tanti che si immagina che non si esauriranno presto.
No, quindi il problema dell'esaurimento degli indirizzi IP non si presenta come MAC address perché sono molti di più. Però attenzione che non sono degli indirizzi utilizzabili sulla rete vera perché non consentono di sapere dove si trova la rete, cioè dove si trova il computer. Mentre l'indirizzo IP è un indirizzo strutturato, no? Dicevamo prima che nell'indirizzo IP c'è una parte di rete e una parte di computer. Qui c'è indicata una struttura che il router può usare per identificare il nodo. Ok? Quindi può utilizzare, adesso i dettagli non li stiamo a approfondire, però è molto più simile all'indirizzo civico, diciamo, la parte alta indica la rete, la parte bassa indica il nodo, quindi qui c'è una struttura, mentre nell'indirizzo MAC non esiste questa struttura, l'indirizzo MAC è semplicemente un codice. Vi faccio notare che a livello hardware, cioè all'interno della LAN, in realtà i pacchetti vengono scambiati utilizzando l'indirizzo MAC, quindi il vostro switch che trasferisce i pacchetti da un computer all'altro utilizza l'indirizzo MAC, cioè non l'IP ma il MAC. C'è un protocollo che si chiama ARP, c'è un'esercitazione che ve lo spiega, Address Resolution Protocol, che consente di trasformare l'indirizzo IP nell'indirizzo, nel codice MAC del computer a cui si riferisce. Non lo sto a approfondire anche questo, perché avete un'esercitazione in cui questa roba qui è spiegata, e comunque non è così importante, diciamo, conoscere il protocollo ARP, sapere che esiste, ma sapere i dettagli. Invece è importante sapere quello che mi interessa davvero, sapere la distinzione tra queste due tipologie. Scusate, mi interrompo per chiedervi di nuovo, ci sono domande, avete dei dubbi su questa cosa qui? Avete delle curiosità, cose che posso eventualmente dirvi? Questa parte qui, accendete una spia perché questa è importante, ok? Lo dico non perché il resto siano chiacchierate libere, ma questa roba qui è importante, cioè se non capite questo, non capite una buona parte di tutta la struttura della rete. Quindi, se non avete capito, naturalmente me lo chiedete. Adesso, torniamo un attimo brevemente alla struttura della rete, vediamo un attimo se riesco a recuperare le immagini della nostra rete che da qualche parte abbiamo, forse qui. Ok, vabbè, questa è un'ipotetica immagine di rete dove vedete la differenza che c'è tra gli switch e i router. Gli switch sono dei componenti che non fanno da collegamento tra due reti diverse, mentre il router consente di connettere due reti diverse. Allora, una caratteristica del router, che l'altra volta paragonavamo a uno scambio ferroviario, no? Una caratteristica del router è avere quella che si chiama routing table. Anche qui c'è un'esercitazione che vi spiega nel dettaglio che cos'è la routing table, quindi, di nuovo, non vado ad approfondire perché vedere come funziona è molto meglio che sentirmi me adesso che ve lo descrivo. Però che cos'è la routing table in poche parole? Ogni router ha dentro delle regole che sono programmate, quindi le posso scrivere, il programmatore del router le può scrivere, che dicono in base a che cosa il router decide quale strada far prendere al pacchetto. Ora, magari avevamo un'immagine di rete un po' più complessa, non mi ricordo più dov'è, però non lo so, vabbè, non fa niente, ci basiamo su questa, però mi piaceva fare una rete un po' più complicata. Comunque, diciamo, sostanzialmente, se io voglio mandare un messaggio, un pacchetto da questo computer a questo, vedete che devo attraversare due router. Nel caso reale, in realtà, i router che devo attraversare potranno essere anche 10, ok? Ogni router deve avere delle regole che gli dicono se ricevo un pacchetto che ha come destinatario questo IP qui, sto facendo un'ipotesi, dove lo devo mandare? Qui, diciamo, dubbi non ce ne sono perché i due router sono solo loro due, ma se qui ce ne sono degli altri di router collegati, è chiaro che ognuno deve sapere che cosa fare quando riceve un pacchetto, perché il pacchetto può essere destinato a una sottorete che si trova molto più in là. Quindi immaginate che sia una specie di giochino in cui ogni persona, se fossimo in classe potremmo farlo, ogni persona fa da router e riceve da un altro compagno un foglietto che deve far arrivare a una certa destinazione, ok? Immaginiamo che uno di voi riceva un foglietto che ha come destinazione, boh, che ne so, Stefani.
Per farlo arrivare a Stefani, questo foglietto, che magari può servire nella copiatura dei compiti, come fare? Non può arrivare direttamente perché magari Stefani si trova dall'altra parte della classe. Questo foglietto deve essere passato di mano in mano attraverso diverse persone che lo fanno arrivare a destinazione. Va bene? Ora, ogni persona per far arrivare il foglietto a destinazione deve decidere a chi passarlo, perché in linea di principio voi siete 24, 25, quanti siete? In linea di principio ognuno di voi potrebbe decidere di passare questo foglietto a chiunque di quelli che gli stanno vicini, perlomeno. Okay? È chiaro che prende la decisione passandola alla persona che sta in linea di, diciamo, d'aria più vicina al destinatario, quindi che ne so, se tra me e Stefani c'è, che ne so, Giunta, io lo passo prima a Giunta e lui poi lo passerà a Stefani. Bene, con i router funziona in modo abbastanza simile, solo che le regole non sono dettate come nel caso umano dall'intelligenza o da valutazione di questo tipo, ma sono scritte dentro, cioè nel router c'è scritto, se un pacchetto va verso questa rete, instradalo in questa direzione. Se il pacchetto va verso quest'altra rete, instradalo in quest'altra direzione. Si chiama routing table. La cosa interessante è che c'è un comando di Windows e anche di altri sistemi operativi che si chiama tracert, a cui io scrivo sul mio computer tracert www, per esempio, classiperlo, e lui qui, dandogli un po' di tempo, mi fa vedere i diversi router attraverso cui il mio pacchetto passa per arrivare a destinazione, cioè arrivare fino a Classiperlo. Vedete che il primo indirizzo che lui mostra, che ha impiegato 2 millisecondi, è l'indirizzo IP del mio PC, della mia rete, anzi, questo qui sarebbe il mio gateway, sarebbe il mio router domestico. Vedete che poi viene passato un indirizzo 151.6 e viene trasferito all'interno di questa sottorete qui. Poi a un certo punto, vediamo cosa succede, dovrebbe entrare in gioco un indirizzo esterno che ora arriverà. Vedete che qui ci sono i tempi. Ok, viene passato a Cloudflare 193, 201, 28, 33 e Cloudflare lo passa all'indirizzo IP di Classiperlo. Possiamo fare la stessa prova con, che ne so, Google. Vedete che io posso tenere traccia di tutti i passaggi che avvengono all'interno della rete. Adesso noterete che il primo indirizzo IP è sempre lo stesso, perché questo qui è il mio router 192.168.1.1. Il secondo indirizzo probabilmente sarà anche lui lo stesso, perché appartiene, diciamo, al mio provider. Sì, appartiene al mio provider, quello che è il mio indirizzo pubblico, quello che mi viene fornito dal mio provider di rete. A un certo punto, diciamo, le cose incominceranno a cambiare. Qui stiamo ancora, diciamo, all'interno della rete del provider, vediamo cosa succede. Vedete i millisecondi trascorsi, chiaramente non è in tempo reale, vi dice quanto tempo ci è voluto tra un router e l'altro e adesso, vediamo se arriviamo, dovremmo riuscire a uscire. Ok, 72.14, siamo chiaramente usciti dalla rete del provider, vedete che l'indirizzo IP è cambiato, siamo passati in un'altra sottorete, vedete quanti router ora stanno entrando in gioco, vedete gli indirizzi come cambiano e siamo arrivati finalmente a 172.217.21.67 all'indirizzo IP del router a cui è collegato Google. Ci siete su sta cosa? Ci sono domande? È abbastanza interessante questo giochino perché in qualche modo qui riuscite a vedere in tempo dal vivo che cosa succede quando il vostro pacchetto viaggia verso la destinazione. Una cosa che non ho detto, ma che dico ora, è che in realtà nei router veri, quelli diciamo che costituiscono la spina dorsale della rete internet, gli indirizzi IP, scusate, le routing table non sono statiche, cioè non sono sempre le stesse, ma cambiano dinamicamente. Cosa vuol dire dinamicamente? Per esempio, un router potrebbe cambiare la propria routing table in base al traffico o al fatto che i router vicini siano temporaneamente spenti oppure no, cioè c'è un po' di intelligenza in questi router, intelligenza sempre tra 2000 virgolette, ok? Però esiste un minimo di software di intelligenza che il router adatta alla propria routing table, cioè decide il percorso a cui inviare il pacchetto, non sempre lo stesso. Se io scopro, per esempio, che i pacchetti inviati verso il router tal dei tali
vengono continuamente respinti oppure impiegano un sacco di tempo per arrivare a destinazione, io, router, posso decidere di utilizzare un'altra strada. E questo è molto importante perché la rete continua a funzionare anche quando eventualmente uno o più nodi dovessero essere bloccati. Vi ricordate che vi ho detto che è tutto nato in ambito militare e queste caratteristiche di internet in ambito militare alle origini erano importantissime, cioè se cade una bomba, tempo della guerra fredda, sul nodo tal dei tali, questa bomba non deve impedire che i messaggi viaggino lo stesso, cioè i nodi devono essere in grado di trovare delle strade diverse per far arrivare a destinazione il pacchetto. Ci sono domande su questa roba qui? Chiedetemi. Tutto tace, va bene. L'ultima cosa che vi faccio vedere per oggi è questo, che peraltro già sappiamo, però volevo un attimo concludere il quadro, così la prossima volta poi inizio a parlare di nuovo di architettura client server, ci torniamo e vi spiego alcune cose. Però allora, io qui vi ho fatto quello che è la definizione di rete LAN, che l'ho già detta più volte. Una rete LAN è una rete con dimensioni ridotte, quindi una rete che può essere domestica, può essere relativa a un'università, può essere una scuola, può essere un'azienda, però tipicamente è una rete locale, cioè con una distribuzione nello spazio circoscritta, okay? A differenza di una rete globale come internet. Un tipico esempio di rete LAN, che è il più facile, diciamo, perché ce l'abbiamo tutti quasi davanti, è la rete LAN domestica, cioè quella che avete in casa vostra. Allora, qui avete un apparecchietto che vabbè, qui ne ho fotografato uno, voi ne avrete uno diverso, ma sostanzialmente la situazione è molto simile a questa qui, che chi ve lo vende lo chiama modem ADSL. In realtà questo modem ADSL al suo interno contiene tre diversi dispositivi che io qua ho cercato di distinguere, ok? Il dispositivo a cui voi in realtà vi collegate con i vostri cavi di rete o col vostro Wi-Fi è uno switch. Che cos'è lo switch? L'abbiamo già visto tante volte, è il componente di rete basilare, in realtà c'è il lab, ma lab, come forse vi dicevo, ormai non lo usa quasi più nessuno perché lo switch costa uguale e ha un minimo di intelligenza in più, quindi il componente di rete basilare è lo switch, dove lo switch serve per collegare fra di loro dispositivi che stanno nella stessa sottorete, quindi lo switch rimane all'interno della rete domestica, ok? Poi dentro questo vostro scatolotto c'è un router molto semplice che ha solo due interfacce al proprio interno, una collegata con la vostra rete domestica, quindi con 192 per esempio .168.1.0, quindi una delle due interfacce del router va verso lo switch, quindi va verso la vostra rete domestica. La seconda interfaccia del router invece va verso la rete esterna, cioè verso il vostro provider, quello che abbiamo detto prima si chiama ISP, anzi aggiungiamolo qua alla nostra lista, ISP, che sarebbe Internet Service Provider, che sarebbe il fornitore di servizi, quello che vi dà l'accesso alla rete, ok? Bene, cosa vi volevo dire? Torno qua, scusate. Vedete che questo qui è un router, anche se è il router più stupido che uno potrebbe immaginare, perché è un router che ha solo due interfacce di rete, però è indispensabile un router, perché, ripeto, questi sono indirizzi IP privati del tipo 192.168.1.1, ma l'indirizzo esterno è un indirizzo diverso, che appartiene a una rete diversa, lo vedete qui. Ok, come faccio dalla mia rete a collegarmi con la rete che ha un indirizzo diverso? Lo faccio attraverso un router, per forza. Poi c'è il componente modem, che è quello che dà il nome a tutto, ma che in realtà ha una funzione, dal punto di vista logico non ha nessuna funzione, cioè dal punto di vista della logica non serve a niente. Serve dal punto di vista elettrico, cioè i segnali prodotti dal router vanno adattati al particolare collegamento che ho, che ne so, un collegamento ADSL piuttosto che un collegamento in fibra ottica, piuttosto che un altro tipo di connessione. Ok, diciamo che il modem è la parte che si occupa della trasformazione in segnale elettrico
del messaggio. Ok? È la cosa che ci interessa di meno, perché noi non siamo elettronici e non siamo interessati, diciamo, a questi aspetti importanti, ma comunque molto di basso livello, no? Mentre questa parte qui sì, cioè voi fate pure finta che il modem non esista, se volete. Ok? Qui c'è l'esempio dello switch collegato con tutti i dispositivi di rete. Qui c'è il router, il gateway, che come vedrete in molte esercitazioni, è l'indirizzo del router, che si chiama anche gateway, che vuol dire porta verso l'esterno, e serve semplicemente come indirizzo base attraverso cui noi comunichiamo, attraverso il quale noi comunichiamo con la rete esterna. È il nostro cancello d'accesso, per questo ha questo nome, il nostro cancello d'accesso alla rete globale. Mi fermo.